Buonasera Londra, oggi vediamo quali sono i migliori carboidrati e perché per chi si allena, per chi fa palestra o sport in generale. Scopriamolo! Ci sono tantissimi alimenti ricchi di carboidrati. Ne possiamo subito escludere due. Non perché non facciano bene, anzi, tra i carboidrati sono forse quelli che fanno meglio, ma perché come fonte glucidica non sono così ottimali. Per esempio, la frutta, non possiamo nutrirci per mangiare carboidrati di solo frutta e verdura, perché sono disaccaridi, glucosio e fruttosio, zuccheri semplici, che assieme a tante fibre e una componente di acqua molto molto importante non possono soddisfare il fabbisogno glucidico di un atleta. Gli altri alimenti amidacei che dobbiamo escludere, e anche questi fanno benissimo, sono i legumi. Possiamo prendere un buon quantitativo di carboidrati dai legumi, ma hanno anche tante proteine. Che male non fa, ma tantissime fibre. Ci viene mal di pancia se cerchiamo di soddisfare il nostro fabbisogno glucidico solo dai legumi. Quindi frutta, legumi, che ben venga, ma dobbiamo avere un altro carburante. E quindi rimangono gli altri alimenti amidacei, i tuberi come le patate o i cereali. Allora, tutti e due vanno bene, diciamo che già questa macro categoria di tuberi e cereali è ottimale perché è composta dall'amido che è il carburante principale per gli sportivi, ma non solo, ma ad alcune differenze. Per esempio, le patate rispetto ai cereali sono molto meno caloriche perché per 100 grammi hanno soltanto 20 grammi di carboidrati. Se mangiate con la buccia possono essere abbastanza sazianti perché hanno acqua, hanno fibre, ma hanno una componente tra amilosio e amilopectina che le rende facilmente digeribili. Vantaggi e svantaggi. Uno potrebbe mangiare anche un chilo di patate e non essere così sazio. Lì dipende dall'individuo. Vedete voi se vi trovate bene con le patate, che ben venga. Altrimenti potete shiftare sui cereali. Che cereali prediligere? I bodybuilder di solito mangiano il riso. Perché mangiano il riso? Un po' per la stessa ragione delle patate. Il rapporto tra amilosio e amilopectina li rende più facilmente digeribili. Molti sportivi, dovendo introdurre grossi quantitativi di carboidrati, hanno il bisogno di non appesantirsi. Il frumento va benissimo, ma se mangiamo la pasta integrale tra rapporto amilosio e amilopectina più complesso per il nostro organismo da digerire, amido resistente, fibre, insomma, grossi quantitativi glucidici possono nel lungo andare dare tutta una serie di problemi. Il riso, invece, anche se ha meno proteine del frumento, perché il frumento ha leggermente meno carboidrati ma più proteine, e normalmente questo per chi cerca la massa muscolare dovrebbe essere un vantaggio, diventa dal punto di vista della digeribilità su grossi quantitativi un po' un problema per chi è predisposto. Se invece la persona lo digerisce senza problemi, che ben venga. Anche perché questo malus dato dal frumento potrebbe essere un bonus dal punto di vista della sazietà. Quindi la pasta potrebbe, alcuni individui, saziare di più rispetto al riso. Prima lo digerisco e prima ho fame. Ovviamente non c'è soltanto riso e frumento, c'è anche il farro, la quinoa, l'orzo, eccetera, eccetera, eccetera. Più il quantitativo di fibre solubili come nell'orzo e nell'avena è alto, più può dare problemi a livello intestinale, perché le fibre solubili si gonfiano d'acqua, portano processi di fermentazione e quindi ci possono dare problemi. Insomma, è una coperta corta. Il consiglio in generale, come abbiamo visto, è trovare il giusto mix di alimenti amidacei con il giusto quantitativo di fibre che si consiglia intorno ai 35 grammi al giorno,
Stare sotto non va bene, ma neanche eccedere va benissimo, e quindi in medio stat virtus. Adesso sappiamo perché prediligere le patate, il riso o il frumento. La scelta è individuale, ovviamente il consiglio di base è di non mangiare soltanto uno di questi alimenti, magari ci sarà quello preferito, ma di alternare. Infine, per il quantitativo glucidico, dipende dalla persona, normalmente si trova il suo fabbisogno energetico, si calcolano le proteine, si calcolano i grassi, quello che rimane sono i carboidrati che dobbiamo assumere. Io vi ringrazio con questo video, se ne volete sapere di più, ne abbiamo parlato anche in Project Nutrition, il nostro manuale di riferimento per la nutrizione, e io vi rimando con un prossimo video. A presto!